senatore Gasparri, eccolo qui. Grazie. Eccoci. Buonasera. Cari agenti immobiliari, mettiamo le cose a punto. Ringrazio il Presidente, ho avuto modo di vedere anche nei giorni scorsi il vostro documento. Siamo in campagna elettorale, quindi io sono ben consapevole, avendone fatte tante, che le cose che si dicono vengono giustamente prese col beneficio dell'inventario, soprattutto in tempi come questi, così difficili, dopo una stagione controversa. La mia parte politica dovette accettare una sorta di primato dei tecnici in una fase difficile del paese, che purtroppo non si è chiusa, e credo che a quelli che ci dicono perché avete accettato quella situazione, perché avete in qualche modo avallato quel passaggio, non solo perché era un momento drammatico di speculazione interna e internazionale, ma forse anche per dimostrare che non esistevano questi tecnici salvatori del paese, perché io vivo da decenni con questo incubo che i tecnici sono migliori dei politici. Non è vero, perché questo governo ha dimostrato che non è così. Poi ci sono politici pessimi, politici mediocri, politici dignitosi, politici bravi, mi auguro che qualcuno ce ne sia, rarissimi. Però ecco, voglio dire che questa classe dirigente di tecnocrati ha dimostrato su molte questioni, dalla tassazione degli immobili alla legge sul lavoro, anche alla riforma delle pensioni. Ecco, voi immaginate se un partito politico, noi facemmo una riforma delle pensioni nel governo 2001-2006, che poi fu abrogata, e fu un grave errore per la vita del paese, dal governo Prodi, che ebbe una breve vita, il secondo governo Prodi, ma riuscì a fare delle scelte, a mio avviso personale, sbagliate. Se quella riforma fosse rimasta in vigore si sarebbero già attuati molti risparmi, così come la riduzione dei parlamentari era stata approvata con quella riforma della Costituzione che fu bocciata in quel referendum che si svolse nel giugno, credo, del 2006. Per dire, poi voi che fate? Qualcosa si è fatto. In quella riforma delle pensioni si criticò molto lo scalone, lo ricordate, perché c'era a un certo punto un passaggio in cui l'età pensionabile si modificava in maniera un po' più incisiva che in altre. Bene, che cosa è l'errore dello scalone, se errore fu, rispetto all'errore degli esodati che è stato fatto dai tecnici, cioè lasciare delle persone senza alcuna certezza? Ecco perché a un certo punto abbiamo alzato il cartellino rosso, non riconoscendo la superiorità dei tecnici che erano giunti al governo, e abbiamo detto che questa esperienza doveva cessare un po' prima, sapendo di rischiare molto nelle elezioni prossime venture, perché sappiamo bene che siamo partiti in svantaggio e speriamo di colmare quel ritardo, quella differenza, e molte cose ci lasciano sperare che così sia. Siccome i politici che devono parlare siamo in tanti, e anche dalla mia parte politica ne vedo un'altra, che è l'onorevole Lorenzin, sarò a questo punto molto breve. Voglio partire però da una cosa specifica, il vostro punto numero 11, perché delle tasse parliamo tutti e dirò un flash, ma credo che la lotta all'abusivismo sia un fatto essenziale per la professionalità, per la serietà, per la trasparenza anche fiscale delle transazioni immobiliari. Io ho fatto molte battaglie in politica e allora prendo l'impegno con la FIAIP, con il vostro presidente, quando tra qualche settimana saremo in Parlamento, siccome dei temi fiscali, delle cose, tutti si occuperanno, vorrei insieme a voi partire dal rispetto di queste norme che ci sono e di rendere un vero e proprio reato un abusivismo che mortifica la vostra competenza, per fare insieme questa battaglia. Detto questo, io ci sto da vario tempo, quindi penso di esserci ancora qualche tempo, poi arriveranno altri. L'impegno che prendo è sicuramente un impegno che intendo rispettare. Per quanto riguarda la tassazione, dico solo un accenno così l'onorevole Lorenzin potrà eventualmente approfondirlo, noi siamo stati accusati di avere detassato l'ICI dalla prima casa. Noi siamo lieti di aver fatto quella scelta e riteniamo che l'IMU sulla prima casa debba essere cancellata. Se si fossero spesi meno soldi per il Monte dei Paschi di Siena e si fosse rispettata la casa, i soldi si troverebbero. Perché vedete, e chiudo con questo,
Chiudo con questo, poi sul libro l'onorevole Zia ribadirà una posizione, si può fare, si può coprire, si può finanziare al di là del Monte dei Paschi anche con altre risorse, con altre possibilità, l'abbiamo indicate con chiarezza con le cifre. Voglio anche dire questo però, perché si parla in Italia di alcuni conflitti di interesse molto. Quello di Berlusconi è notissimo, c'è un conflitto di interesse, fa l'editore, insomma una vicenda che sappiamo, noi una legge la facemmo, vedremo se va bene o male. Però alcuni intrecci tra alcune parti politiche e il mondo bancario meriterebbero forse qualche approfondimento e credo che su questo si debba riflettere. Grazie del vostro ascolto e grazie per quello che fate per difendere la professionalità nel mondo immobiliare. Grazie.